Ciao amici di Valdo TV, ci troviamo a Segusino alla 114esima Fiera Franca del Rosario e più precisamente al quinto Nordic Walking, la tappa finale del campionato Giro Nordic 2018. Oggi ci troviamo qui perché vogliamo approfondire che cos'è il Nordic Walking, come e quando è nato, ma soprattutto perché. Ciao a tutti, io sono Alex Geronazzo, il fondatore di Giro Nordic, non soltanto del circuito Giro Nordic, che è un circuito agonistico e sperimentale che si occupa della disciplina del Nordic Walking o camminata nordica, ma è anche un marchio registrato con il quale alcuni prodotti stanno già entrando nei negozi, proprio grazie al veicolo pubblicitario che questo circuito in questi anni è riuscito a promuovere. Alex, che cos'è il Nordic Walking? Il Nordic Walking è una disciplina, diciamo così, che ha origini scandinave, nasce in Scandinavia nei primi anni del Novecento per necessità dei fondisti, degli sciatori del fondo finlandese che volevano avere una metodica per allenarsi nei periodi di assenza di neve e hanno iniziato ad usare i loro bastoncini per lo sci nordico, appunto utilizzandoli nelle loro camminate prestative, quindi anche di un certo livello di allenamento. Da lì in poi c'è stata un'evoluzione di questa semplice camminata con i bastoncini che è diventata Nordic Walking e contempla alcune tecniche da utilizzare durante la camminata che hanno soprattutto un utilizzo benefico e salutistico, ma poi negli anni, e poi lo vedremo qua oggi, hanno anche avuto uno sviluppo ulteriore da un punto di vista agonistico per andare appunto a sperimentare qual è il livello di prestazione possibile per un camminatore nordico o Nordic Walkers che si voglia dire. Quali sono i gruppi muscolari che vengono reclutati durante questo tipo di sport? I gruppi muscolari che vengono reclutati, se dovessimo leggere i libri dei grandi guru, che naturalmente probabilmente esagerano sempre nelle loro elucubrazioni, sono 900 utilizzati, sono praticamente il 90% della nostra muscolatura, diciamo dalla base del capo fino ai piedi vengono utilizzate tutte le muscolature che abbiamo a disposizione, o meglio verrebbero utilizzate se noi fossimo tutti bravissimi nell'utilizzare le tecniche. Quindi la differenza con la normale camminata rispetto al Nordic Walking è che vengono reclutati più muscoli. La differenza rispetto a una normale camminata è appunto questo. Aggiungerei che una camminata normale si fa con una falcata adagiata, mentre il Nordic Walking si fa con falcata ampia, dove l'ingresso in battuta del piede durante la spinta, per non usare specifici termini troppo complicati, si fa sul tallone, non sull'avampiede come potrebbe avvenire nel jogging, perché per esempio. 4, 3, 2, 1, partiti! Hai detto che sei fondatore di Giro Nordic, raccontaci com'è nato. Dunque, gli albori di Giro Nordic vengono attorno all'anno 2010, quando io, per volontà di una grande maratona italiana, fui mandato a fare un corso da istruttore di Nordic Walking perché serviva uno speaker in quelle occasioni dove nella maratona fossero inserite anche queste discipline. Sostanzialmente di là in poi, avendo io una natura agonistica praticamente sin da bambino, ho cercato di comprendere se era fattibile contemplare anche dello sport attraverso questa disciplina che era prettamente salutistica. In realtà ho scoperto che all'estero lo facevano già nel 2011 assieme ad un gruppo di, allora ci dicevano visionari, anzi qualcuno ci ha anche osteggiato, più di qualcuno ci ha osteggiato a dir la verità. Abbiamo messo in piedi il primo campionato nazionale di Nordic Walking in provincia di Belluno. Abbiamo cercato di portare avanti queste cose, già in provincia di Vicenza alcuni avevano iniziato a fare queste cose prima di noi in maniera un po' diversa. Giro Nordic qualche anno dopo nasce perché? Perché noi in realtà non ci siamo mai arresi di fronte all'evidenza che il Nordic Walking possa essere anche uno sport vero e proprio. Abbiamo pensato che però servisse qualcosa di più imponente da un punto di vista mediatico e da un punto di vista proprio anche della proposizione, e per poterlo fare avevamo bisogno di coinvolgere tanti territori, avevamo bisogno di coinvolgere il turismo, avevamo bisogno di coinvolgere la massa più ampia possibile anche rispetto all'età anagrafica. Quindi abbiamo cominciato sostanzialmente ormai 5 anni fa, questo è il quarto alla fine, con un circuito a 3 tappe, e oggi siamo a Segusino. Segusino è sempre stata parte di Giro Nordic fin dall'inizio,
che quest'anno in realtà è arrivato ad avere 5 tappe ufficiali più una tappa collaterale e un sottocircuito, chiamiamolo così però senza togliergli l'importanza, che viene chiamato Walking Giro Nordic, dedicato in maniera particolare soltanto alla promozione territoriale e della camminata non sportiva attraverso i bastoncini. Quindi in realtà Giro Nordic nasce perché secondo me e poi secondo le persone che mi sono venute dietro in questo, il Nordic Walking è uno sport veramente a tutto tondo, di quelli più completi che si possono trovare. Il nostro proposito sarebbe quello di farlo capire anche alle nuove generazioni, ai giovani. In realtà facendo degli allenamenti fatti come si deve con il Nordic Walking, sostanzialmente si riesce ad avere un livello di allenamento che alcuni sport genericamente contemplati, diciamo così, dalla nostra cultura magari non riescono a far ottenere in così breve tempo. Si tratta soltanto di far capire che anziani, come magari qualcuno pensa, ma è una disciplina che può andare bene agli anziani nel momento in cui hanno bisogno di fare movimento, ma è veramente utilissima dal punto di vista sportivo per tutti gli atleti che volessero fare qualcosa di vicino alla corsa, vicino allo sci di fondo, vicino a qualsiasi altra cosa che vada ad incrociare il termine movimento. Stato classificato numero 16 Silvestri Emanuele, bravissimo, complimenti. Ci troviamo con il maestro di Nordic Walking, nonché inventore della disciplina, Marco Cantaneva. E gli faremo alcune domande, cioè come e quando è nato il Nordic Walking? Marco, when and how Nordic Walking began? It was here in 1997 in Finland. 1997 in Finlandia. It was one part of my thesis. I was finalizing my university thesis and Nordic Walking became pop out from there, and that was the story. Stava preparando la tesi all'università e l'argomento era proprio il Nordic Walking. Da quel momento in poi è diventato subito famoso. Ed era il 1999. Come 97? Come è arrivato in Italia? How did you come in Italy first? Like first time ever? Yes. Wow, that was something. I don't even remember. I have been so often in here. When was the first time? I don't know. Long time ago. Non si ricorda più perché è venuto talmente tante volte che ormai ha perso il conto. E quando è venuto? In occasione della promozione degli eventi per il Nordic Walking o per promuovere proprio il Nordic Walking stesso? So when you come in Italy, it was for promote Nordic Walking or for because you have been invited as a guest during events? Yeah, promotion of Nordic Walking, but also in World Championships, Cross Country Team World Championships in Val d'Efeme was one reason I have been working in here, but Nordic Walking mostly nowadays. Quindi soprattutto per promuovere il Nordic Walking, però è stato qui anche come ospite ai eventi, in particolare i campionati mondiali in Val d'Efeme. Che cosa consiglia a una persona che vuole approcciarsi a questa disciplina? What would you advise to someone who wants to begin Nordic Walking practice? Okay, first of all, I would just say that just do it, get started. But how to get started, I recommend it to, I think there's in many villages, many cities and many places available those Nordic Walking clubs, where is the Nordic Walking instructors. Good to start with the group and with the instructor, then you learn quickly, you know, you get all the information about the best poles, equipments, what you need, wearing shoes and so on, and then most of all how to walk with the poles. Quindi la prima cosa che lui consiglia è di cominciare non da soli, ma avvicinarsi a un gruppo, a un club, a qualcuno dove ci siano degli istruttori validi che possono dare consigli sia sulla tecnica che sugli strumenti adeguati, i giusti bastoncini, eccetera. Benissimo, grazie. E quali corsi sta proponendo in questo momento? Which kind of courses are you promoting this period? Basically two kind of things. If we're talking about Nordic walking, then two things. First of all, running individuals and groups, giving a training and coaching for these. And then another hand, I'm going around the world to do these educational seminars for becoming trainers or coaches of Nordic walking, and running then my own organization for that.
Quindi promuove sia corsi per la pratica individuale del Nordic Walking, ma poi sta girando il mondo per organizzare eventi un po' più a largo raggio. Guardo anche la prima donna, numero 76, Longo Livia! Bravissima! Mi chiamo Giovanni Bandini, sono un tecnico di posturometria. Mi occupo di postura fondamentalmente e sono maestro di Nordic Walking e ho unito il Nordic Walking con la meditazione. Il mio corso infatti si chiama Nordic Walking Meditation ed è strutturato in più fasi. E mi sono ispirato per la meditazione a George Harrison, il componente dei Beatles, il chitarrista, che ci ha insegnato in Occidente a meditare. Quando i Beatles sono stati in India, hanno imparato la meditazione trascendentale e l'hanno portata in Occidente. Ispirandomi a George Harrison, ho diviso con i testi delle canzoni di George Harrison le varie fasi meditative, che sono e ripetono quello che è il movimento del Nordic Walking. Il primo è il Thimbus Pass, ogni cosa ha un inizio e una fine, che è il saper abbandonare il bastoncino per poter progredire, quindi un aumento della consapevolezza corporea. Questo è quanto descrive la prima fase del Nordic Walking Meditation. Il secondo è Give Me Love, che è sempre una canzone di Harrison, Dammi Amore, e questo riveste nella spiritualità. Ed è una sessione di Nordic Walking che si fa uniti, marito e moglie, genitori con i figli, uniti nel senso vero e stretto della parola, legati tra di loro. E l'ultimo è Beware of Darkness, attenti a chi vi vuole mandare nell'oscurità, altro meraviglioso brano di Harrison. E questo lo dice la parola stessa, viene fatto o di notte e bendati per aumentare la sensorialità e quindi l'aspetto comunicativo, introspettivo del buio. Queste sono le fasi del Nordic Walking. Dove organizzo i corsi? I corsi inizialmente li organizzavo io, adesso mi chiamano, come sempre nessuno è profeta in patria e quindi ho appena finito un corso molto interessante in Messico, sono stato a La Habana, a Cuba, all'Università della Habana, quindi anche un posto di grande prestigio. L'anno scorso l'ho fatto all'isola della Réunion, di fronte al Madagascar, e adesso a Natale vado in Madagascar, appunto a Nosy Be, dove una cinquantina di professionisti, medici che si occupano di postura, podologi, eccetera, parteciperanno a questo evento. Questo è quanto. Ragazzo Maria Giovanna. Bravo. Melania. Bravo Melania. Bravissima. Eccola. Nati. Sara. Amici di Valdo TV, da Segusino è tutto, ci vediamo al prossimo servizio. Ciao!